ci picchia. Io sono per un calcio moralizzato e didascalico. E se gentilmente fate parlare anche con Claudio Lotito, vi direi pure una cosa su questo argomento, magari. No, se volete, se ve va. Ma io. Come no? Benvenuto, Claudio Lotito, benvenuto, presidente. Grazie, grazie a tutti quanti. Senta, presidente, anche lei è venuta a mettere la faccia? Lei non sa quanto mi piacerebbe mettere la faccia tutti i giorni. Il problema è che metà è ipotecata per pagare le rate, quindi insomma non posso. No, presidente, su che alla Lazio adesso va meglio. Voleva invece dire qualcosa sui nostri politici, magari, Lotito, su. Vede, secondo me i politici italiani devono fare i fatti. E sì, con questa storia dei tamponi mi sembra che al Parlamento dei fatti ce ne stanno almeno una quarantina, se non mi sbaglio, no? Quindi insomma. Sì, vabbè, insomma, ne abbiamo già parlato, io sorvolerei. Cosa propone invece lei per salvare il paese, visto che ha salvato la Lazio, ora salvi. Trasparenza sui dati, questo è importante, anche perché sì, la parola trasparenza, che deriva dal latino vetril, trasparente, perché vede, il 78% degli italiani sì, spende in media un terzo del suo tempo per il calcio, sì, il 45% degli italiani spende in media 80 euro mensili per il calcio. Vero. E il 100% degli italiani non spende una parola buona per Claudio Lotito, ecco, manca a pagare le ore. Questi sono fatti non smentibili, didascalici, propedeutici, onomatopeici, bonus malus, usque tandem, degertazio. Grazie. Com'è al giorno d'oggi l'ambiente Lazio in questo momento? Bene, l'ambiente Lazio secondo me in questo momento è un ambiente coeso. Unito vuol dire? Unito. No, coeso, dal latino, terza singolare. Con io, con te, coeso, con chi te pare, insomma. Ecco. Ma vede, come diceva il grande Orazio, tutti insieme forza Lazio, questo è più importante. Andiamo sui fatti, Lotito. Lei cosa ha fatto per far quadrare i conti della Lazio? Bene, caro Giussi, io sì, alla Lazio, come il grande Giulio Cesare, veni, vidi e vici. E cioè? Veni alla Lazio, vidi che c'erano molti debiti, vici rimasi molto male, questo. E comunque, ma faccia parlare un secondo, gentilmente, no? Ecco, è inutile che lei continui ad attaccare pedissequamente Claudio Lotito dell'SS Lazio in maniera gratuita, come fa sempre lei. Ma non ho detto niente, ma che è impazzito, mi scusi, presidente. Mi faccia parlare, no? Mi sembra che io ancora non l'ho offesa, quindi se gentilmente mi lascia il tempo di farlo, un secondo, ecco. Mi faccia fare, no? Lei magari la domenica pomeriggio, invece di andare in televisione a attaccare Claudio Lotito, se ne potrebbe andare a Piazza Navona a vendere Calarossa, ha capito? Lotito, lei è un cafone! La parola cafone deriva dal latino cafu, colui che con le sue fasce, vedete? E poi, guardi, le ricordo solo una cosa, la Lazio non si tocca, anche perché come la tocchi si rompe, questo è importante, perché come vede, come dice il grande Achille Nerboruto, a Lazio sta insieme con lo sputo, piccole perle. La ringrazio per queste perle che ci regala, per carità. Senta, io però qui parlavamo di argomenti più alti, sociali, ci dia un suo parere sulle tasse, che lei è un grande esperto di tasse, so che se ne... Vede, io so come evitare, ad esempio, le tasse sulla prima casa. Vede, io a Formello ci ho costruito una cappella dove i giocatori il sabato pomeriggio vanno abitualmente a messa. Sì. Perché, vede, come dicono i fenici, se Formello mi diventa una chiesa, io non ci pago manco lì. Ci sembra poco. Assolutamente. La saluto, Lotito. Arrivederla. Guardi, per chiudere, le regalerò un verso di Semplicio da Milazzo, che diceva: buon proseguimento a tutti e mi raccomando, non rompete Lotito le uova nel paniere a Claudio Lotito. Usque tandem, bonus malus, usque tandem, diertam, carpe diem. Trode tuem, ad maiora. Ad maiora. Claudio Lotito.